Regia. Giraudio. Partito. Ciak. Puntata 1, scena numero 1, inquadratura 2, seconda. Ok, e azione. L'ispirazione per Puzzle nasce dalla solitudine, sembra strano dirlo ma in realtà è così, perché la sceneggiatura originale, la prima bozza, l'ho scritta quando mi trovavo a Bologna nel gennaio 2010, quindi un po' di tempo fa, quasi esattamente, quindi 3 anni di distanza dalla messa in onda, se andiamo a fare i calcoli. Comunque in queste giornate di solitudine mi sono trovato a pensare che cosa può portare le persone a essere sole, e di conseguenza mi sono venute in mente una serie di risposte, e allora ho pensato che poteva essere il fatto di non trovarsi a proprio agio con il resto dell'umanità. Di conseguenza la domanda che è nata subito dopo è stata: cosa può portare a trovarsi a disagio con tutto il resto dell'umanità? E allora da lì sono nate tutte le domande successive che mi hanno portato grado per grado a creare l'idea di questo personaggio fallito, vogliamo chiamarlo così. La nostra protagonista è abbastanza fallita, in un momento di pesante crisi nella sua vita, ha perso il lavoro, ha perso il ragazzo, la madre è una figura inesistente, e quindi queste tre circostanze potevano essere sufficienti per delineare un quadro di solitudine. In effetti, i tre elementi che caratterizzano la nostra vita di solito sono la famiglia, una relazione e il lavoro. Togli questi tre elementi a un personaggio e lo farai automaticamente diventare solo. Inizialmente era stata scritta come lungometraggio riletto oggi piuttosto squallido, a dire la verità. Per questo è stato messo nel cassetto, perché il soggetto lo consideravo buono, ma non ero ancora in grado di scrivere una sceneggiatura che magari non ci sono riuscito neanche adesso, però non ero ancora in grado, a mio pensiero, di scrivere una sceneggiatura sufficientemente forte. Ho scelto questo tipo di struttura narrativa per un motivo molto semplice: ho visto Lost e quindi ho detto, accidenti, questo sì che è un buon modo per tenere attaccato il pubblico al prodotto che stai realizzando. Creare la struttura in modo tale da non consentire allo spettatore di ritrovarsi davanti allo schermo e sapere già con un certo anticipo che cosa succederà dopo. Cioè, tiri fuori tutti i pezzi dalla scatola, cominci dal contorno, e quindi la prima puntata, diciamo, è il nostro contorno, in cui introduciamo la protagonista, introduciamo la stanza, la cantina in cui si ritrova prigioniera, introduciamo tutta la serie di elementi base che servono per conoscere di che cosa l'argomento di cui stiamo parlando, e poi comincia a buttare pezzi a caso nel centro, comincia ad associarne un paio, poi ne associa un altro paio separato, e man mano che vai avanti i pezzi si mettono insieme e formano la figura finale. Anche oggi vogliamo fare una giornata all'insegna del un se frigge mica con l'acqua qui. Intanto qui è partito. Motore partito. Episodio 1, scena 4.2, inquadratura 2, prima. 7. Azione. Una troupe incredibile. Hanno lavorato tutti al meglio delle loro possibilità, considerando i mezzi che avevamo a disposizione, si sono sacrificati tantissimo, hanno dato energie, tempo, professionalità. Quella serve per la sopravvivenza della troupe e del cast. Zanno ha detto, vabbè, facciamola. Come me la fai questa fine? L'ho ripetuto spesso ad Anna e Lucilla, le direttrici di produzione,
che il progetto è andato grazie al loro contributo, e al contributo di tutta la squadra, è andato ben oltre le mie aspettative iniziali. Allora ci manca che ti fa morire. Lei, basta, allora bisogna fare un'altra cosa. Siamo stati decimati nel corso dei giorni dal freddo e dall'umidità di questa stanza, che è diventata una prigione anche per noi. E lavorare con loro è stato incredibile, abbiamo lavorato per 17 giorni, 16 giorni di riprese, di cui 12 consecutivi, tutti nella cantina. Sono praticamente stato un disastro, condizioni ambientali terrificanti, un freddo incredibile, a turno ci siamo ammalati tutti, raffreddore, febbre, polmoniti, è successo veramente di tutto, eppure nessuno ha mai pensato di mollare neanche solo per un secondo. Questa veramente è, credo sia la cosa che più conta. Si sta bene, sono tutti pieni di cariche ed entusiasmo, e questa è una cosa rara e che fa bene. No, aspetta. Episodio 7, scena 1.2, quadratura 3, prima. Ok. 7. Mamma mia, sono adorabili, non so se esiste una troupe del genere. Sì, direttrice di produzione che fa la del caffè. Mi sono sembrati subito molto, tutti molto professionali, molto corretti e giusti. No, era per lamentarmi un po', non è che mi hai fatto male. Etta, la fidanzata perfetta. La nuova fidanzata di Milena. Milena sì, è omosessuale, le piacciono gli esseri femminili come Etta. Etta la stufetta. Sono bastardo. Mi ha riscaldato, che mi ha dato un po' di calore, l'unica. Touchable. Intouchable, adesso mi prendo un po' di tè caldo, sempre caldo, portare testa calda. Esatto. Un po' di caldo lì, e anche un tè caldo. Bene. Sbagliato. Presumo che dovrei sentirmi tranquilla con il poliziotto che gira per il quartiere tutte le ore. Non sono di ronda in effetti, ma il lavoro mi segue ovunque, lo ammetto. Insomma, c'era grande feeling comunque con Dani. Ci siamo trovati bene da subito, già dal pranzo, insomma, domenica, abbiamo fatto amicizia, via. Quindi starci insieme a letto è stato, la scena è stato bello, clou. Sì, breve. Ci stiamo trovando molto bene, devo dire che è una troupe molto organizzata, un gruppo anche ben affiatato, c'è un bel clima, questo sì, si respira veramente un bel clima nel set. Episodio 6, scena 3, inquadratura 7, seconda. Azione. D'accordo. Che altro vuoi? Un terzo della somma che riceverai. Grazie. Dai, andiamo avanti. Gira. Azione! Non vorrei gridarlo troppo forte, ma finora non è ancora passato nessuno davanti alla telecamera. Luciano è una persona spregevole ed è rimasto spregevole con Milena. Fa la cosa più brutta della sua vita, Luciano, oltre all'omicidio che compie e alla violenza sulle prostitute, però fa la cosa più brutta, quella con Amanda. Cioè, nel momento stesso in cui tu comunque interpreti un personaggio, è inevitabile che tutto quello che fa per te è normale, naturale, giusto. Loro sono mille marce perché è il passato che ti forma e tutti quanti hanno avuto un dolore.
ce l'avevo con lei, ce l'avevo con questa, questo cambiamento nella nostra routine così bella che mi dava fastidio. Essendo questo sentimento, essendo in senso di colpa, ed essendo un sentimento che comunque è negativo fondamentalmente, perché chiunque lo provi vuol dire che ha commesso qualcosa, ha fatto qualcosa che non avrebbe dovuto fare, è molto cattivo ed è molto freddo, molto determinato, sa dove vuole arrivare, sa che cosa deve fare. È un compito preciso di cui mi sono incaricato. Qualcosa non è andato come doveva andare e per terminare il mio compito devo ristabilire il giusto ordine delle cose. Dì, qual è questo compito? Che tu capisca. Noi abbiamo questa donna che è una pianista. Molto spesso il personaggio femminile, benché protagonista, è facilmente riconducibile ad una categoria predefinita. Cioè, è la madre di, la figlia di, la sorella di, non è mai lei, o quasi mai. L'idea di prendere una donna pianista, quindi artista, donna, la rende molto indipendente. La rende molto indipendente e questo la rende un personaggio molto più interessante e più complesso. Soprattutto consente in fase di scrittura di creare un personaggio che viaggia con le proprie gambe. Ho cercato di cogliere del dolore da altre situazioni. Ecco, questo sì, anche la gioia di rimanere incinta, appunto. Però è l'unica che non ha una vera e propria componente malvagia, un vero doppio fine, non ce l'ha. Lei, tra l'altro, si ritrova a essere vittima inconsapevole di tutte le vicende che le ruotano intorno. Posso sapere che cosa fai nella vita? Ero una pianista. Volevo un attimo, essere un'attrice per l'appunto, quindi mentire spudoratamente e convincere il pubblico, questo sì. Promesso. Dai, mangia. Il primo personaggio che ho introdotto è stato Luciano, che infatti ha un ruolo estremamente centrale nella vicenda. Beh, in realtà è una persona molto fragile che ha trasformato questa fragilità in violenza. La caratteristica principale di Luciano è quella di non essere mai se stesso. Cioè lui fa molta fatica a capire chi è. A volte sente di essere buono, a volte sente di essere cattivo. E quando è buono, la sua parte cattiva gli dice non fare la mammoletta, dacci dentro. E quando diventa troppo cattivo, la sua parte buona gli dice ma perché ti stai comportando così? Tu non devi parlare, devi solo stare zitto, hai capito? Ehi, calmatevi! Non riesce ad accettarla, questa sua fragilità, e quindi deve dimostrarsi quello che non è. È una maschera che si è messo e che lo aiuta a superare i vuoti psicologici e attitudinari che lui si trova ad avere. Mi piaci, Nati, lo sai? Sei un tipetto particolare. Anche tu. Credo appunto che lui sia uno dei personaggi più memorabili, Luciano, di tutta la storia. Perché anche quell'aria un po' ironica. Sì. Subito dopo mi è venuto in mente il terzo personaggio che appare all'interno della cantina, che è dei prigionieri, dico, che è Milena. Milena ha una storia piuttosto complessa. Si presume che forse un motore, un sentimento, il più reale che ha provato, se l'ha provato, l'ha provato per Lidia. Ah, avevamo detto non sul lavoro. Hai ragione. Meglio che vada. E quindi Milena, questo è solo un lato di Milena, tornando a lei. L'altro lato è quello di cinica calcolatrice, malefica pianificatrice di ricatti. Sì, 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 mi ricordo. Chiederemo degli altri soldi. Ce n'è sempre bisogno, no? Dammi pure. Nella stanza appare Giorgio. Giorgio è un personaggio interessante, soprattutto dal punto di vista della produzione ha avuto una genesi piuttosto complicata, perché inizialmente doveva essere più giovane, doveva essere più beffardo, più tagliente, e invece alla fine la scelta è ricaduta su Claudio, che è un ottimo attore e che ritengo abbia dato quella caratteristica a Giorgio che fa funzionare meglio il personaggio. Ma io non so se è il caso di... Giorgio.
Sei un uomo finito. Ora come ora sia più bilanciato il suo personaggio. Giorgio è un giornalista che vive ricattando la gente, facendo foto compromettenti, e lui è l'ultimo tassello, diciamo, in ordine cronologico, che viene a trovarsi implicato nella vicenda condannata. Io vi conosco. Tutti e tre. Ma a questo punto mi serviva, avevo questi personaggi, mi serviva una fonte, cioè dovevo quadrare il cerchio. Uno doveva essere la causa della storia, e questo è stato il personaggio di Amanda. Eh sì. Il personaggio di Amanda che stupisce, penso, per crudeltà e per freddezza. L'ho accettata, nel senso che comunque mi sono messa nelle condizioni di capirla, nelle condizioni di dire è così che deve essere, è così che deve reagire alle cose. Lei è veramente come Natalia, nel rapporto con lei è veramente l'opposto, forse la nemesi, probabilmente sotto ogni aspetto. Infatti ho trovato molto, molto interessante l'idea di poter fare una scena finale che non vi anticipo, ma che le mette direttamente a confronto e che secondo me è di forte impatto emotivo. Come fare a riunire tutti questi avvenimenti, tutti questi protagonisti in un'unica vicenda, generando un personaggio che li mettesse insieme. E da qui è nata l'idea di Victor. Raperti. No, io non ti ho mai spiato. Se io mi trovassi nella stanza prigioniero con lui, morirei di paura subito. Lui, vabbè, adesso non posso rivelarvi proprio tutti i dettagli, però diciamo che non è un personaggio convenzionale. Dalle vostre facce deduco che i discorsi non siano troppo allegri qui dentro. Me lo sono sentito abbastanza addosso, perché mi piacciono i personaggi che sono, come dire, appunto, freddi, glaciali, determinati e che, insomma, sanno essere con le parole, con gli sguardi, arrivare a far male, come in questo caso questo personaggio fa quasi a tutti gli altri. Sono sicuro che quello che vi ho detto sono tutte cose vere. Ma hai tralasciato la cosa più importante, altrimenti lei non sarebbe così tranquilla. Hai 3 secondi di tempo per dirle tutta la verità, o altrimenti mi ammazzo. Aspetta! 1. Ti prego! 2. Illuminale, ti prego! 3. Lo conosco! Lo conosco. Totalino 2 contro campo. Un campo largo, ecco, il campo largo, con l'algone. Metto qua. Sanga. Bella però. Bella. Così. Sì. E se tu ci metti un piede nella pozzanga. No. Non so se è il caso. Sei un uomo finito. I tuoi servizi scandalistici non interessano più a nessuno. Qui non si tratta di pubblicare la storia. Qui si tratta di ricattare le persone interessate. E se non lo farai, non avrai più niente. Non hai tante alternative. Questa è buona. Questa è la prima volta. Cioè, quella che giriamo adesso sarà buona. Sì. Ah, ragazzi, sei un misto tra... Ma si vedrà anche la retina, fanno schifo. Tra Ciubecca e...
le 4 l'hanno fatto. Hai qualcosa contro i Wookiee? No, per niente, anzi. Wookiee, com'è che si chiama? Non mi ricordo. Wookiee, credo. Wookiee, bravo, sì. Bravo. Credo, sì. Che ignoranza. Se non ricordo male. Che ignoranza. Allora, stiamo per girare la puntata numero 9. Penultima. Sì. Una scena che non vi possiamo ancora rivelare perché rischiamo poi di rovinare la sorpresa e io non riesco ad attaccare neanche un numero su un Chuck, quindi siamo rovinati. È il freddo. Fa molto freddo, in effetti, fa molto molto freddo e non invidio affatto i nostri attori. È il larvare su che odio. Ok, la scena sarà 9, non mi ricordo neanche il numero della scena. Vergognosa. Va bene, più o meno ci siamo. Va bene, siamo pronti? Yes. La ciacchiamo? No. Ho ammazzato la mosca. Sì. Grande. Cast artistico, intendiamo i nostri meravigliosi attori, sì, che sono stati veramente meravigliosi, non scherzo quando lo dico, prima di tutto per la disponibilità al ruolo, per aver accettato incredibilmente con entusiasmo, anzi con incredibile entusiasmo, la partecipazione alla serie, andando in ordine come mi vengono in mente, in ordine sparso, partendo dalla nostra protagonista, Francesca è stata veramente eccezionale a calarsi in questo duplice ruolo, da un lato la parte più seria, più sofferente, più introspettiva del personaggio, dall'altra quella allegra spensierata della prima Natalia, quella che cronologicamente viene prima di tutto quello che noi stiamo vedendo nel presente. Il primo che compare nella prima puntata che recita con lei è Giancarlo, Victor, il loro rapporto è molto particolare, Giancarlo è stato eccezionale dal punto di vista sia della disponibilità che dell'abilità. Lui tra l'altro aveva un compito molto difficile, che era quello di interpretare un personaggio dalle caratteristiche molto particolari e che aveva come elemento, diciamo, a disposizione per la recitazione soltanto gli occhi e la voce. E poi Daniele Giulietti è stato veramente fantastico dal punto di vista della disponibilità. Lui credo sia stato quello che è stato convocato per più giorni nei 16 giorni, credo che lui abbia girato almeno 12 o 13 giorni su 16 totali di riprese. Silvia Giulia fantastica, Silvia Giulia incredibile, credo che non abbiamo mai dovuto fare più di 2 o 3 take quando si trattava di fare i suoi primi piani. Molto molto precisa, meticolosa, il giusto. Claudio Biati, anche lui molto molto preciso e molto disponibile. E anche Alberto, che interpreta il ruolo di Franco, l'informatore, in questa specie di sottopassaggio in cui il fetore di tutto, di fogna, erano veramente degli odori molto molto sgradevoli, riuscire a immedesimarsi in un altro personaggio con dei vestiti molto più leggeri rispetto alla stagione senza farsi distrarre da quel fetore è stata veramente, credo, una prova di grande coraggio da parte degli attori. Giulia, che dire di Giulia, che interpreta Amanda, veramente anche lei estremamente brava, soprattutto dal personaggio di Amanda, per le caratteristiche del personaggio cercavo una certa compostezza. Domenico che ha interpretato Fabrizio, personaggio cui è dedicata una puntata verso la fine della serie, quindi per le fans di Fabrizio non disperate che avrete anche voi la soddisfazione di vedere una puntata a lui dedicata. E lui è stato eccezionale, ogni volta veniva da Piacenza appositamente per le scene, andate e ritorno, è stato veramente molto gentile e disponibile. Anche lui insieme a Giulia ha recitato in alcune delle condizioni più complicate dal punto di vista delle riprese. Poi tutti gli altri personaggi che io non amo definire minori, perché in realtà nessun personaggio è minore, dal momento che ognuno serve a caratterizzare meglio i personaggi principali a sua volta uno spessore e una sua storia personale. E proprio quando lui dice tu lo sei, cambia completamente il tuo modo di affrontare la scena. Okay. Finché poi nella puntata successiva attacchi con la risata isterica e via. Ok, un po' meno scandite le parole, ma il tono sempre quello. Azione. Per favore, digitale. Che dire voi? Per favore,
non capisce, cioè, perché anche la stupita potrà tagliare o fare con l'altro, ma non capisce. Quando lui ti tira fuori la questione del fratello, tu anche se hai avuto una relazione con lei in passato non lo sapevi, questo fratello, perché è quello che lei tiene segreto a tutti. Sì. E non ti aveva chiesto aiuto quel giorno? Tu come lo sai? E se ti aveva chiesto aiuto, perché non gliel'hai dato? Forse per quello che è successo dopo che sei uscita dalla clinica. Quindi domani facciamo episodio 2, scena 2-1, episodio 2, scena 2-2, episodio 2, scena 2-3. Esatto. Quindi qui come fai? Episodio 2, scena 2. Sono tenuto prigioniero in una stanza senza finestre da un enigmista con un passamontagna che si diverte a tirare pugni. E come mie compagne di cella mi trovo una suora di clausura che ha fatto il voto del silenzio. E la donna dal volto di pietra. Io auguro il meglio a questo progetto perché il regista e tutta la troupe se lo merita. Per quanto riguarda me è stata proprio come andare a scuola. Io non vivo molto di aspettative, nel senso che cerco al momento di dare il massimo di quello che posso e poi si vedrà. Però ovviamente per tutti noi che sia una cosa che abbia un bel percorso, che è una prima serie, quindi perché no che ci sia una seconda. Ah, ma che diventi un film meraviglioso, vinciamo tutti l'Oscar. Ah. Sto con le dita incrociate per tutti e speriamo in bene. Poi non dico di più, io sono scaramantica. Divertire il pubblico, farlo appassionare, fargli vedere uno spettacolo che possano, speriamo, ricordare e consigliare ad amici, parenti e persone care, e che possa far vedere in generale alla gente, al pubblico, che esistono ancora delle realtà in grado di fare prodotti di questo tipo.